Il progetto di valorizzazione della Domus Romana di Madonna delle Grazie a Teramo rappresenterà una svolta urbanistica per la città. Via i vecchi manufatti intorno agli scavi, via l'attuale copertura in ferro che sarà sostituita da qualcosa di più leggero e tecnologico, via ogni impedimento ad una ricucitura tra gli spazi verdi. L'intervento sarà realizzato dalla Sovrintendenza Archeologia e Belle Arti di Chieti e Pescara con un finanziamento di 1 milione di euro. L'idea della riqualificazione risale a qualche anno fa con il restauro del mosaico della Domus su impulso della Fondazione Tercas. Tutto è partito da questo primo nucleo progettuale e, come sempre accade quando diversi enti ed organismi del territorio si mettono intorno ad un tavolo con sincero spirito di collaborazione, poi il progetto si è ampliato ed è diventato quello che noi oggi vediamo. E questo a sottolineare come appunto una progettualità congiunta, una progettualità che pensi a lungo termine, non può che giovare ad un territorio come il nostro. In che cosa consiste concretamente questo recupero? Ma intanto è una riqualificazione importante dell'area archeologica ed è un recupero fondamentale non solo esclusivamente per l'area di intervento, ma perché ci consente di riconnettere quell'area anche dal punto di vista urbanistico con la città, sia liberando l'area stessa da tutta una serie di strutture che comunque non hanno nulla a che vedere ovviamente con la valorizzazione dell'area archeologica, anche per ricongiungere le due aree verdi e soprattutto legare urbanisticamente la città con la basilica. Lo scopo ultimo della riqualificazione del sito archeologico teramano è quello di ricreare un parco urbano aperto a tutta la città, una piazza dell'incontro e del sapere, come ci spiega la sovrintendente Rosaria Mincarelli. Il nostro obiettivo è quello di aprire alla città, non di chiudere, ma di aprire alla città un luogo nuovo, magari inaspettato, ma un luogo dove tutti, ogni giorno, volendo, si possa vivere con la propria famiglia, nella pausa pranzo, vivendo comunque come si vive un'area della città che ti appartiene. Quindi questo è il nostro scopo. In più avremo quest'area archeologica documentata con una nuova copertura, che non sarà solo una copertura di protezione, ma che sarà costituirà quasi uno spazio piazza del sapere ma anche dell'incontro. E quindi ci aspettiamo che la popolazione, che i cittadini se ne riappropriino e ne facciano un luogo di vita.